Le monete da 10 centesimi di euro più rare e costose di valore. La moneta da 10 centesimi di euro dei Paesi Bassi raffigura sul dritto il volto del re Guglielmo Alessandro, salito sul trono nel 2013. È il primo sovrano di sesso maschile dal 1890. I Paesi Bassi per oltre un secolo ha avuto regine. Potrai vedere il volto del re scolpito in rilievo su questa moneta, creando con i suoi lineamenti uno spessore ancora più in rilievo. Ci sono due scritte che indicano il suo nome e titolo reale del paese. In basso a sinistra, l'anno di conio, che può variare in base alla data di emissione. Attorno al volto, 12 stelle, che rappresentano i 12 paesi membri fondatori dell'Unione Europea. Sul rovescio, la mappa dell'Europa, che affianca il valore nominale del pezzo, 10 centesimi di euro. La moneta coniata nel 2021 ha avuto una tiratura da 17.500 pezzi, ha un diametro di 19,75 mm, pesa in totale 4,1 grammi e vale nel mercato della numismatica 4,30 euro. La moneta da 10 centesimi di euro dell'Andorra raffigura sul dritto due edifici importanti e simbolici per il Principato di Andorra. A sinistra, l'arco d'ingresso, edificio principale d'entrata costruito in epoca romana, lungo 33 metri ed alto 9,2 metri. Mentre a destra, il campanile circolare della chiesa di Santa Coloma d'Andorra, situato a 2 km dalla capitale. A destra degli edifici, la scritta Andorra, seguito dall'anno di conio, che può variare in base all'anno di emissione, dal 2014 al 2022. Attorno l'immagine, le 12 stelle che rappresentano l'Unione Europea. Sul rovescio, una mappa, con accanto il valore nominale del pezzo. La moneta coniata nel 2015 ha avuto una tiratura da 40.000 pezzi, ha un diametro di 19,75 mm, pesa in totale 4,1 grammi e vale 5 euro. La moneta da 10 centesimi di euro della Lettonia raffigura sul dritto lo stemma della Repubblica di Lettonia, disegno adottato dopo la proclamazione dell'indipendenza nel 1918, a fine della Prima Guerra Mondiale. Sullo stemma vengono raffigurati i quartieri storici lettoni. In alto, il sole che simboleggia l'imponenza dello Stato. Poco più sopra, tre stelle che simboleggiano i quartieri storici del Regno di Lettonia: la Livonia, la Letgalia e la Curlandia Semigallia. Lo stemma è sorretto a sinistra da un leone, che rappresenta il quartiere della Curlandia Semigallia. A destra il grifone, che simboleggia i quartieri di Livonia e Latgalia. In basso potrai vedere l'anno di conio, che può variare in base all'anno di emissione. Sotto, la scritta Latvija, che in lingua lettone significa Lettonia. Sul rovescio, la mappa dell'Europa, con accanto il valore nominale del pezzo, 10 centesimi di euro. Moneta del 2016, che ha avuto una tiratura da 5.000 pezzi, ha un diametro di 19,75 mm, pesa in totale 4,1 grammi e vale 7,50 euro. La moneta da 10 centesimi di euro di San Marino raffigura nella prima serie di emissione di questo pezzo. Sul dritto, la basilica della città-stato di San Marino, costruita nel 1826, fu edificata nello stesso luogo in cui molto prima c'era una pieve. Si attesta che già dal 530 d.C. c'era questa costruzione, che nel tempo fu distrutta. Oggi questa basilica, dedicata al patrono di San Marino, è costruita in stile romanico, con navate ed altari. Sopra viene riportata la scritta San Marino, seguito dall'anno di conio, che può variare dal 2002 al 2007. Sul rovescio, il classico volto che hanno quasi tutte le monete da 10 centesimi di euro. La mappa dell'Europa, che affianca il valore nominale del pezzo. Nella prima serie di emissione di questa moneta, quella coniata nel 2003, ha avuto una tiratura da 70.000 pezzi. Ha un diametro di 19,75 mm. Pesa in totale 4,1 grammi.
e vale 10 euro e 70 centesimi. La moneta da 10 centesimi di euro di San Marino raffigura sul dritto la facciata della chiesa del convento di San Francesco. Edificio costruito nel 1351 d.C. È stato consacrato nel 1400 ed è stato ristrutturato all'interno secoli dopo. Dentro è presente anche la pinacoteca della città-stato di San Marino, dove sono conservati e custoditi diverse opere di autori del XV e XVI secolo. In alto, la scritta San Marino. A destra, l'anno di conio, che può variare in base alla data di emissione, dal 2017 al 2023. Sul rovescio, la mappa dell'Europa, che simboleggia il raduno delle nazioni dell'Unione Europea, con accanto il valore nominale del pezzo, 10 centesimi di euro, moneta del 2017, che ha avuto una tiratura da 36.000 pezzi, ha un diametro di 19,75 mm, pesa in totale 4,1 grammi, e vale 12 euro. La moneta da 10 centesimi di euro della Città del Vaticano raffigura sul dritto lo stemma di Papa Francesco dello Stato della Città del Vaticano, uno scudo che racchiude la stella ed il fiore di nardo, che simboleggiano la Vergine Maria e San Giuseppe. Poco sopra, un sole raggiante e fiammeggiante, con tre lettere I, H, S, monogramma di Cristo. Sotto lo scudo, il motto del Santo Padre Francesco, tratto dalle omelie Miserando aequo eligendo, tradotto dalla lingua latina Pietà e scelta. A destra, l'anno di conio, che può variare in base alla data di emissione, dal 2017 al 2023. Attorno, le 12 stelle che potrai trovare nella bandiera europea. Sul rovescio, una mappa del continente europeo rappresentata su una tela dinamica, con accanto il valore nominale del pezzo, 10 centesimi di euro. La moneta, coniata nel 2023, ha avuto una tiratura da 37.000 pezzi, ha un diametro di 19,75 mm, pesa in totale 4,1 grammi, e vale 23 euro. La moneta da 10 centesimi di euro del Principato di Monaco raffigura sul dritto il monogramma del principe Alberto, salito sul trono dal 2005. Moneta emessa nella sua seconda serie. Potrai vedere sopra l'immagine la corona principesca. In alto, la scritta Monaco. In basso l'anno di conio, che può variare dal 2009 al 2020. Sul rovescio, la mappa dell'Europa, che affianca il valore nominale del pezzo, 10 centesimi di euro. Moneta che nel 2017 ha avuto una tiratura da 8.000 pezzi, ha un diametro di 19,75 mm, pesa in totale 4,1 grammi, e vale 26 euro.